E salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi, cioè diciamo stamattina, perché quando sto registrando questo video, vedendo un video su YouTube, appunto di questo gioco di cui stiamo per parlare, mi è venuta l'idea appunto di fare questo video un pochettino per ricordarci di questo gioco perché se ne parla veramente, veramente poco. È un po' sparito, ok? Non so se, cioè, non so quanti di voi lo conoscano, però insomma, partiamo. Il gioco in questione è Rise: Son of Rome. È un videogioco d'azione hack and slash in terza persona, sviluppato da Crytek e pubblicato da Microsoft. È stato pubblicato il 22 novembre 2013. E come titolo di lancio per Xbox One, quindi pensate voi, e il 10 ottobre 2024 per Microsoft Windows da Crytek e Deep Silver, quindi per PC praticamente. Il motore grafico utilizzato era il CryEngine. Per quanto riguarda, diciamo, qualche accenno della trama, in Rise: Son of Rome l'utente veste i panni del giovane comandante romano Marius Titus, figlio del senatore Leozius, Leonzius. Un po' di più, assorbi bene, al polmone, arriva al cervello, quando arriva al cervello. Il gioco si apre sulle immagini di Nerone in cerca di un riparo nel palazzo imperiale, che è un'ipotetica Domus Aurea, che lo mette al sicuro dal terribile assedio con la quale i barbari cingono Roma. Marius guida inizialmente la difesa del palazzo e della città per poi concentrarsi sulla difesa dell'imperatore. A questo punto, attraverso un flashback, ha inizio il racconto di Marius, una storia di vendetta all'ombra del mito di Damocle che condurrà il giocatore tra Roma e la Britannia. Quindi, ragazzi, veramente, cioè, da questo incipit già capite che giocone che era. Rise: Son of Rome non vuole essere una ricostruzione storiografica accurata dell'ambientazione romana imperiale e né pretende di esserlo, ok? Quindi non aspettatevi, insomma, se siete appassionati di storia romana, esperti, insomma, non vi ci ritroverete totalmente, ok? Per quanto riguarda il gameplay, non aspettatevi i tecnicismi di Devil May Cry e forse neppure quelli magari di God of War, per farvi capire, in quanto Rise vuole raccontare essenzialmente una storia, quindi immergervi in un mondo vivo e affascinante e farvi provare l'emozione di essere non solo un soldato, ma anche un condottiero. E questo poi lo rivedremo anche, cioè questa volontà poi si rispecchia anche nel gameplay stesso. Al massimo il gioco dura, per quanto riguarda la campagna single player, circa 7 ore, ok? Quindi è un po' cortino. E diciamo che a livello di longevità non è che era un gioco così longevo, ok? E questo è stato uno dei motivi per cui qualche recensione un pochettino ci aveva dato giù, ok? L'esperienza di gioco è basata molto sui quick time event, con uccisioni spettacolari, instant kill addirittura, o anche uccisioni doppie. La varietà del gameplay sarà legata anche alle situazioni, insomma, che il protagonista si trova ad affrontare, ok? E come stavo dicendo prima, sono legati proprio a questa volontà da parte degli sviluppatori di farci sentire dei condottieri. Infatti, gestiremo, possiamo gestire in alcune situazioni lo schieramento dei soldati, oppure direzionare le lance dalle catapulte per distruggere i forti che stiamo assaltando e tante altre dinamiche interessanti. Tra l'altro, in chiave longevità, quindi insomma per renderlo un pochettino un po' più insomma longevo, se così si può dire, il gioco ha una modalità multiplayer
chiamata Gladiator Blood Brothers, una modalità strutturata in arena, ognuna delle quali presenterà delle sfide differenti. Ok? Io per esempio questa modalità non l'ho mai provata perché, vi dico la verità, quando l'ho giocato ai tempi nel 2013 ero povero e quindi vabbè, non si può dire, però avete capito come ho reperito il gioco ai tempi. Poi, attenzione, recentemente l'ho acquistato e ho il gioco, possiedo il gioco, quindi magari probabilmente un gameplay o una serie ce la porteremo a riguardo perché è un gioco veramente interessante, ragazzi, merita parecchio. E tra l'altro, parlando di grafica, signori, è un gioco molto attuale, cioè non pensate, no, al gioco del 2013 è una schifezza graficamente, cioè per i tempi graficamente era spaccamascella e tendeva a spremere al massimo la vostra Xbox One, cioè la distruggeva. La versione PC era ingiocabile, ragazzi, cioè veramente, mi ricordo ai tempi nel 2013 io forse possedevo neanche la 9070, possedevo una banalissima 6060 Ti, ok? E fa girare sto gioco, raga, mamma mia, sul PC era una roba veramente pesante, era arduo, cioè ci voleva una macchina molto molto potente. E questo insieme per esempio a Max Payne 3 fu uno dei giochi per me più difficili da far girare perché avevano dei requisiti per PC, diciamo, per i tempi molto elevati rispetto ai giochi dell'epoca. E insomma, ragazzi, detto questo, spero come al solito di avervi messo, diciamo, la pulce nell'orecchio in qualche modo, di avervi ricordato o di avervi ricordato qualcosa, insomma, di piacevole, o anche di aver stimolato magari qualcuno di voi che non l'ha giocato a provare questo titolo. E detto questo, vi invito sempre a iscrivervi al canale, lasciate un bel like, commentate, condividete, attivate la campanella di notifiche per non perdervi gli altri video e supportare serie e canale. Vi ricordo le live su TikTok, non su Twitch, non vi followate su Twitch, che Twitch è chiuso, ve lo ripeto un'altra volta, non facciamo più Twitch perché Twitch non ci va di farlo. Vado a San Teodoro! E dov'è? Dove tutti si fanno i chezzi oro! Quindi, se volete seguire qualche nostra live, la faremo su TikTok. Per sapere i giorni, seguite le nostre storie Instagram. Seguiteci anche ovviamente su TikTok, dove troverete clip divertenti ogni giorno. E signori, noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti. Ah, che bella pisciata. Che bella. Ah, che bella così che andiamo.